del maledettissimo Napoli-Verona che ha di fatto estromesso il Napoli dalla Champions League, anche se Anion hanno idea, insomma, di analizzare il caso spinoso di Juventus, Real Madrid e Barcellona, che la sanzione la meriterebbero tutta, no? Per aver alimentato l'idea malsana di formare loro e altri 9 club, che poi hanno fatto marcia indietro, la Superlega. Quindi attenzione, vediamo che cosa succederà entro fine maggio. Io non ci spero perché, anche per scaramanzia, anche per cautela, anche perché il Napoli ha fatto di tutto per perderla sul campo la qualificazione in Champions League, però dovesse succedere, ecco, dovessero arrivare sanzioni per la Juventus, di Real Madrid e Barcellona mi interessa poco, sicuramente non mi dispiacerebbe. Detto questo, c'è la questione allenatore. È successo di tutto e di più nelle ultime ore, ma lo sapevamo. Da prima Sergio Consensao, di cui avevamo parlato con dovizia di particolari lunedì sera nel nostro talk, ultima puntata, e lo studio era spaccato perché da un lato c'era chi portava la tesi e l'ipotesi abbastanza avanzate di Consensao, dall'altra Carlo Alvino in particolar modo che diceva no, attenzione, andate piano, frenate, perché mi risulta non sia lui in cima agli obiettivi e ai desideri di Aurelio De Laurentiis, che persegue invece la via classica, quella che avevamo individuato da un bel po' di tempo e che conduce al nome di Luciano Spalletti, quindi un accordo su base di 3 milioni e mezzo all'anno per l'allenatore che ha fatto anche le fortune della Roma, parzialmente dell'Inter, dello Zenit San Pietroburgo, dove ha vinto tantissimo. E la trattativa è a ottimo punto, si è alla stesura dei contratti, ci sarebbe già la bozza di fatto per il biennale e Spalletti potrebbe visitare anche il centro di Castel Volturno. Dico Spalletti, in realtà è il nuovo tecnico, quello che poi alla fine sarà individuato e ufficializzato da Aurelio De Laurentiis, per poi essere presentato all'inizio della prossima settimana. Intanto Paratici non è più il direttore sportivo della Juventus. Ha chiuso il suo rapporto, ma noi anche questo lo sapevamo già, lo sapevamo perché, insomma, il percorso del buon Paratici si è fermato sulla via di Perugia. È lì che di fatto è stato scaricato da Andrea Agnelli quando a domanda precisa dei PM Suarez, dice Agnelli, io non ne so niente, chiedete a Paratici perché ha fatto tutto lui. E in quel momento si è ufficialmente chiuso il corso di Paratici alla Juve, che ora vive di ricordi e appunto mette in evidenza tutti i trofei, tanti, quelli italici naturalmente, negli 11 anni trascorsi al timone della Juventus. Altro infortunio al ginocchio per Arkadiusz Milik, europei a rischio per l'attaccante polacco. Gli auguriamo la miglior sorte naturalmente. Speriamo che non sia l'infortunio di tale gravità da imporgli uno stop anche all'europeo. E insomma, le notizie sono queste, sono tante. In realtà, così come tante le domande dei tifosi che scrivono anche sui profili social dei calciatori del Napoli per chiedergli che cosa è successo. Cosa è successo nella serata di domenica? Tanti scrivono a Demme per chiedergli perché nelle ultime 3 partite hai messo insieme solo 6 minuti. Bisognerebbe chiederglielo a Gattuso, che in realtà si è già accasato alla Fiorentina. Questo è il calcio di oggi, battuta libera per tutti coloro che vorranno intervenire al telefono. Intanto via Skype c'è Minervini, Arthur. Ciao Silver. Buonasera e bentrovato. Cosa ti colpisce di più delle nostre preveggenze? Spalletti o Paratici out alla Juve? Vabbè, Paratici noi l'avevamo dato Dead Man Walking quanti mesi fa? Penso che appena è esploso il caso Suarez abbiamo in realtà già buttato giù la sceneggiatura con largo anticipo e ci siamo riusciti, nel senso abbiamo centrato tutte le previsioni, no? Si sapeva che Paratici sarebbe stato il sacrificato e così è accaduto, niente di strano. Per quanto riguarda invece l'ultima parte Silvia, del tuo discorso, notavo con amarezza e sto riscontrando subito che è un tema che i tifosi sentono molto. Ho fatto un post sui social perché riflettevo, no? Stanno arrivando Silver con grande puntualità. Le frasi di circostanza, ciao mister, grazie al tuo staff, da parte dei giocatori del Napoli, nessuno in 72 ore
ha però avvertito l'esigenza di dire scusateci, tifosi, scusateci, perché abbiamo fatto qualcosa che vi ha fatto soffrire molto e vi chiediamo scusa. Un post così, del genere, semplice, anche banale, no? Anche un po' qualunquista, anche un po' buonista, però i tifosi penso che se lo meritassero, perché dopo quello visto domenica sera è chiaro che c'è grande delusione. Si voleva almeno che i calciatori partecipassero un po' a questa delusione. Il modo con cui lo si fa oggi sono i social, anche perché il Napoli non parla. Io mi sarei aspettato qualche post più per i tifosi che per Gattuso, onestamente. Poi anche per Gattuso ci stava, però i tifosi onestamente meritavano quel rispetto che credo che non abbiano avuto in queste ore. Sì, una comunicazione, un messaggio ai tifosi ci stava e come, perché Ma sì, bastava scrivere un l'amarezza è incredibile. Guarda, sai qual è stata la reazione più diffusa? Perché ho incontrato tantissimi amici, non solo addetti ai lavori e colleghi. La reazione è stata questa: fischio finale di Napoli-Verona, abbiamo spento il televisore, non abbiamo voluto sentire più niente, né le trasmissioni dei Soloni, né quelle cronachistiche di riepilogo dei risultati di giornata, niente, stop. Stop alle comunicazioni. E questo la dice lunga sull'amarezza e sullo stato d'animo. Detto questo, quanto credi all'eventualità che Danio nel mondo UEFA possa veramente bastonare i club dissidenti della Super League? zero, zero, proprio zero, Silver. Non ci credo, non è una possibilità che onestamente la mia mente riesce a contemplare conoscendo il mondo del calcio. Faccio proprio fatica. Se finirà a tarallucci il vino come spesso accade. Poi se i fatti mi smentiranno, sarò il primo a compiacermi del fatto che la UEFA giustamente punisce chi ha vietato e ha commesso delle irregolarità in relazione a quello che è un accordo che i club hanno fatto con la UEFA. Purtroppo temo che alla fine se ne uscirà o con qualche multa o con qualche blocco, magari una sessione di mercato, non so, troveranno un escamotage, ma ci credo davvero poco. Andiamo al telefono, vediamo chi c'è, pronto? Buonasera, grazie dell'ospitalità. Ma... Ciao Sono Giancarlo. Giancarlo, benvenuto. Ben trovato, Silver. Purtroppo i rumori che abbiamo paventato nelle ultime settimane per noi si sono manifestati, si sono attuati. Anche se mi sembrava che eravamo usciti, con la vittoria di Firenze eravamo usciti dalla trappola, invece purtroppo ci siamo caduti. Però voglio dirti una cosa, Sì. io ho fiducia in Gnon, perché io leggo molto, ho letto molto, ma non ce la faccio nemmeno più con gli occhi, John Le Carré. E la sera di domenica, il Napoli, secondo me, si è comportato come un personaggio di John Le Carré. Il Napoli ha fatto un doppio gioco per dare un, secondo me, ce cioè lo voglio fantasticare. La Juve deve essere anche giudicata per il fatto Suarez. Se la Juve se si applicano le leggi fa invoiato, potrebbe essere fatta a pezzi. E allora può darsi che il Napoli tutto umano gli ha dato la possibilità di essere esclusa dalla Coppa dei Campioni, formalmente. Non so se hai capito, No, no, se ho mi capito spiego bene. benissimo, ho capito benissimo. Il gioco della talpa è una mia fantasia, Ma non è, chiaro, tu perché hai tu. già vedo Minervini che capuzzea, lui No, ma che Giancarlo, tu hai tu hai è tutte. un tremendo realista, invece Esatto, vedo tu, esatto, passo le mie giornate esatto. a No, ma mi leggere piace questi molto romanzi. fosse questo, cioè ci sarebbe uno spessore anche etico importante dietro una scelta del genere. Purtroppo poi il Sì, calcio, caro amico, è a volte ma ne molto sono più convinto, basico. ne sono convinto, per l'amor di Dio. Comunque io una speranzella ce l'ho, una speranzella ce l'ho, perché gli uomini potenti, appunto come questi qua della UEFA, perché la UEFA è il male, però la Juventus è il peggio. Mettiamo la Juventus di Andrea Agnelli e il Real Madrid attuale sono il peggio rispetto alla UEFA. Loro hanno scavalcato il male Sì, UEFA. è vero, è vero, è vero. Cioè, Sì, perché quello che hanno dici toccato tu. il fondo
Dico, noi dell'Immeria e della Cenofonte, voi ci dovete pagare perché noi siamo la storia del calcio. Ma questo è il mondo dell'arroganza. La storia del calcio, la storia del calcio sono gli uomini del popolo di Madrid, del popolo di Barcellona, del popolo di Napoli, del popolo di Torino, del popolo di Milano, che hanno fatto ingrassare questi personaggi. Sulla nostra passione, quando di lasciarvi... Ah. Voglio dire una cosa, Silvia, vai, scusami. Vai. In questo momento mi sento di ricordare Tarcisio Buric. Bravo, bravo Giancarlo. Perché io l'ho visto giocare, io allora ero abbonato già al Napoli, già tenevo l'abbonamento fisso da anni. E ricordo che la mia fidanzata di allora, che è molla la mia attuale moglie, oramai 70 anni, non è più delle belle guaglioni una volta, mi dicevo, quando in campo ci sta Buric, quando in benchina ci sta Vinicio, io sto tranquilla. Lei parla tutt'ora un perfetto italiano. E per quando stavamo in tribuna, c'è una guardata, ma chi è che è così tifoso? Perché ci vestivamo di azzurro. E Buric fece un qualcosa di strepitoso nel Napoli. Lui da uomo dal marcamento feroce era usato dall'Inter per bloccare l'attaccante il più fantasioso. Venne affidato alle cure di Buric, mentre la punta principale era affidata a Guarneri, sì, nel grande Inter di Herrera. Nel Napoli lui, con il 4-2-4 di Vinicio, nella zona di Vinicio, faceva il centromediano metodista e, come oggi, modernissimo, il cosiddetto centrale. Faceva lezione, faceva una finta, ci marcava tutti quanti, impostava l'azione, veramente un grande giocatore. A Napoli penso che ha giocato un 3-4 anni e io l'ho visto sempre, è una 5 città, la Roccia, la Roccia, va bene. È stato molto, e allora lo voglio ricordare perché è stato un gentiluomo, ha vestito con orgoglio, ha vinto pure una Coppa Italia nel Napoli, mi pare, e sono contento di averlo visto giocare ancora nel pieno, sia nell'Inter l'ho visto giocare. Sì, vabbè. Non tenevo niente da fare, non avrei il partito. Va bene. Allora sul campo. Giancarlo, un abbraccio e un saluto alla tua gentile signora. Scusami, Gominevine, è troppo realista. Materialista. Un Lenin 24esimi. Vabbè. Arrivederci. Ciao, caro. Un abbraccio Giancarlo. Grazie dell'ospitalità. Ma grazie a te, devo dirti, purtroppo devo confessarti il mio peccato, che io sono in linea con Arturo, ma non perché noi non siamo tifosi del bene, anzi, proprio perché noi siamo tifosi del bene, di ciò che è giusto, e consapevoli di quanto invece sia marcia gran parte del sistema, noi disperiamo, cioè noi non ci crediamo fino in fondo. Poi, Giancarlo, siamo seri e chiari fino in fondo. Dovesse succedere, beh, non ci dispiacerebbe. Leggo un po' di messaggi. Saluto Irene Scognamiglio. Poi Arturo Tiglio alla domanda quanto ci credete? Zero, dice lui. Ciro Iavazzo. Ciao Arturo, qui a Tenerife dicono che il calcio italiano è tutto un bluff. Che vergogna. E come mai? Io credo che nel Made in Italy che stiamo esportando ultimamente il bluff del nostro calcio sia uno dei vessilli ormai, no? Lo portiamo. Ragazzi, guarda Arthur, che se fai una classifica, provi a fare una classifica aggiornata di tutte le tappe dolose, cioè io ti potrei fare ricordare alcune partite e guarda caso c'è sempre la stessa squadra protagonista. Però ti dico una cosa. Juventus-Inter di quest'anno, secondo me, se ne mette dietro tantissime, perché questa è stata veramente la farsa in assoluto, e come poi con una platealità tanto forte da far capire a chi guarda il televisore, ragazzi, cambiate canale, perché tanto deve andare così. Sì, Silver, poi l'abbiamo già detto, in quella gara è quello che poi veramente ti lascia senza parole. Una gara in cui si è andato al VAR praticamente sempre al 91esimo, episodio dubbio in area di rigore, tu non ci vai. Aspetta, hai saltato il gol di Lautaro per fallo di Chiellini su Alessandro. No, quello è fantascienza, quello è proprio fantascienza. Ecco, potere proprio all'immaginazione, ma
Quadrado hai la possibilità lì al 91esimo, una volta che hai fischiato un rigore. Io credo che sia quasi eticamente corretto, non solo per quella gara, ma per tutta la regolarità del campionato, andare a verificare la bontà di quella scelta. E il fatto che dal VAR non ti dicano nulla è ancora E che peggio. gli devono dire? Non Per ve... questo No. io credo che avevamo avuto la senatrice la volta scorsa che aveva detto una cosa sacrosanta. Silvia, noi abbiamo il diritto di sapere cosa si siano detti tra VAR e arbitro in quella gara, Te perché lo se il dico VAR io. lo richiama è Vuoi sap vuoi gravissimo se saperlo? lui non vada a vederlo. Vuoi saperlo? Dimmelo tu, dammi questo scoop. Mentre ascolta. La voce che parte invece alla cabina di regia, non permetterti di venire al VAR, perché devi Potrebbe ammonire Quadrado. essere Vai dritto sul dischetto. una situazione verosimile. Tra l'altro oggi è il compleanno di Quadrado. Ho letto Sicuramente. grandi Ma lui non ha, grandi. ma lui non ha, allora i calciatori non hanno responsabilità. Io ho visto tantissimi calciatori cambiare in maniera categorica totale. Io ricordavo Pjanic, una celebre intervista quando indossava la maglia della Roma, in cui dava addosso al mondo Juve definendolo praticamente ingiocabile per le cose che tutti vedono. Poi Pjanic, che era il giocatore più ammonito della Serie A, naturalmente cambia casacca, capisce che diviene intoccabile, un supereroe e le fa di tutti i colori. Ma mica vuoi dare la colpa a Pjanic? No, perché Pjanic, il calciatore, l'atleta, che poi è anche un'impresa, imprenditore di se stesso e di tante persone che ha attorno, fa il suo percorso e la sua carriera. Io ricordo un celeberrimo Udinese-Napoli, che ricorderai anche tu, con la sfuriata di Gonzalo Higuaín, che beccò 3 giornate perché mise le mani addosso all'arbitro e poi in maniera reiterata rivendicava il fratello Nicolas come in Italia non si potesse giocare per vincere perché c'era la macchia della Juventus che condizionava chiaramente arbitraggi, partite e risultati. È naturale che Gonzalo Higuaín va alla Juventus dove vince anche qualcosa. E cosa può fare Higuaín se non rivendicare le giuste vittorie con la nuova maglia? Quindi i calciatori non hanno colpa, anzi dico, sono furbi quelli che riescono poi alla fine ad accalappiarsi alla gonnella lunga del sistema per portare a casa vittorie e soldini per sé. Cioè, inutile giocarci attorno. Allora, Carmine scrive, riguardo a domenica è stato fatto un secondo ammutinamento, stavolta ai danni della società, che lo merita, mi dispiace solo che siamo noi tifosi a pagare senza le conseguenze. La mia bella Irene scrive: Silver, sanzionare il caso Suarez in questo campionato io penso che accadrà poco, perciò Paratici si è dimesso per addossarsi lui le responsabilità. Cosa ne pensi? Irene non si è dimesso, cioè diciamo le cose come stanno. Gli è stato dato il benservito con quella famosa risposta ai magistrati. Suarez Se ne è occupato se ne è Paratici, no? occupato Paratici, È eh? come le streghe medievali, no? Mandate a rogo. In questo momento Paratici fa parte di quella categoria. Poi, no, questa cosa forte del secondo ammutinamento, mica ci credi? Io ripeto, non ci credo, semplicemente per una considerazione logica, che come dicevo ieri, il 90% di quelli che stanno qui a Napoli probabilmente ci resteranno. Quindi sono loro che poi l'anno prossimo non fanno la Champions, non avuto il premio Champions. Quindi è un ammutinamento contro anche le loro ambizioni, contro probabilmente le loro ambizioni di avere stipendi più alti. Quindi non ci credo, onestamente faccio fatica a credere. È sicuramente accaduto qualcosa, c'è stato sicuramente un cortocircuito emotivo, fisico, tattico, ma non credo che sia voluto. Anzi, io oggi scrivevo, Silver, facendo un parallelismo con un altro sport, che il Napoli soffre della sindrome di Dorando Pietri, no? Sì. Che si accascia dopo una maratona di 42 km, gli ultimi 500 metri che può vincere l'oro, non ce la fa e cade al suolo, poi viene squalificato perché ha aiutato a tagliare il traguardo, con un'unica differenza però: Dorando Pietri ha dato tutto fino alla fine, il Napoli no, e quello fa veramente rabbia. Io condivido la tua analisi, cioè è un processo inconscio, amici miei, quando sbagli proprio a preparare una partita.
fino a considerarla una pratica che in un modo o in un altro riuscirai a disbrigare, e poi ti accorgi invece della difficoltà, e poi ti accorgi che sudi perfino da fermo per la tensione, e poi ti accorgi che le gambe non girano, e gli avversari sono lì in mezzo al campo e fanno la partita come si fa, come facevamo noi da ragazzini davanti, ai portoni delle chiese, no? Utilizzandoli come le porte di calcio. Giocando e ridendo, il Verona faceva questo, e allora sale la pressione, e allora devi essere capace di switchare da off a on, ma non è una cosa facile, non è una cosa per tutti. E purtroppo il Napoli ci è caduto, quindi il Napoli è responsabilissimo. Allora, noi dobbiamo essere sempre oggettivi e obiettivi e provare a farlo, sempre, sempre. 3 anni fa Inter-Juventus fu il punto finale di un percorso vergognoso, incominciato molto prima. Quindi, sai, te lo puoi aspettare, in palio c'è lo scudetto, e quindi se il Far West quest'anno è incominciato nelle ultime 4-5 giornate, lì per forza, con quel Napoli così forte, bisognava attrezzarsi prima. Ma questa volta qui il Napoli ha toppato clamorosamente, e quello che fa più male è che ha avuto la più grande occasione. Per il Napoli, Arturo, non tifavano solo i sostenitori del Napoli, hai capito? Cioè, il Napoli era diventata nell'ultima giornata la squadra di mezza Italia, della Dell'altra Italia, no? giusta Italia. Della giusta Italia, che secondo me però un presentimento ce l'aveva, sì, beh, perché poi sentivi, no? In strada, ma figurati se poi la Juve non va in Champions. Infatti alla fine è andata proprio così. Sì, però non credevano rimanesse fuori il Napoli. Quello è il problema. È stato veramente un trattato di geopolitica, no? Perché poi alla fine sono andate su le quattro squadre del nord. Io ancora ce lo racconto, ma non ci credo. Silver, veramente. Stamattina pensavo ad una cosa, no? Come abbiamo spesso ironizzato sulla questione dello scudetto perso in albergo, che poi lì sappiamo in realtà Sarri intendeva il fatto di non aver potuto giocarsela alla pari sul campo effettivamente con lo scudetto. Questa volta possiamo dire invece, Silver, davvero che il Napoli la Champions l'ha persa nello spogliatoio di Sì. Firenze, perché con quella festa, con quella gara molto emotiva che avevamo raccontato, probabilmente il Napoli in quel momento si è convinto di avercela fatta. E quindi con quel festeggiamento, dopo il Franchi, tutte le energie nervose, secondo me, sono rimaste lì. E poi il Napoli purtroppo ha commesso il peccato capitale di pensare che fosse più il Verona a doverla perdere che il Napoli a doverla vincere quella gara. E vabbè, andiamo al telefono, pronto? Ciao, buonasera, sono Gennaro. Ciao Gennaro, benvenuto. Buonasera, complimenti per la trasmissione. Se mi permetti, complimenti anche a te, Silver, proprio simbolo di educazione. In un mondo di gente che urla, tu sei una persona educata. Per questo volevo farti i miei Ah, complimenti grazie di cuore. personali. Personali, sì. Grazie di cuore, apprezzo tantissimo Gennaro, grazie. Ok, allora volevo dire la mia sulla diatriba Gattuso, fatta di gente che prima erano estimatori di Gattuso, dopodiché sono passati all'opposizione e dopo sono ritornati di nuovo contro Gattuso. Io posso vantare invece sinceramente una linea sempre continua. In che senso? Io sinceramente ho sempre pensato che Gattuso non fosse il peggiore degli allenatori, lungi da me. È un buon allenatore, un ottimo allenatore, ma che in determinati momenti non riuscisse però a dare qualcosa in più, cioè non riuscisse a dare alla squadra un carattere vero. Le partite più sentite la squadra l'ha sempre sbagliate. Secondo me anche quella con la Fiorentina era una partita che il Napoli sentiva, e lì è andato tutto bene. A Firenze è andato tutto bene, sfido bene, perché poi la partita si è messa su determinati binari, altrimenti forse anche lì avremmo avuto lo stesso problema, sinceramente. E volevo sapere cosa ne pensi. E Sì. poi Sì, vai, vai, prego, completa, Gennaro.
termino così poi magari ti lascio e ti ascolto. Volevo parlarti della Juve e dire se anche questa volta con Paradici, ancora una volta, si è compiuto lo stile Juve, fatto proprio così, cioè fatto, succede qualcosa, si prende un capro espiatorio, si fa finta di salutarlo amichevolmente, così si addossa tutta la colpa e poi si passa oltre. Grazie. Grazie a te Gennaro, grazie davvero. Risposta alla seconda facilissima, sì, assolutamente sì, è così. Sulla prima invece, sulle difficoltà incontrate a Firenze e poi bypassate anche attraverso il gol su calcio di rigore, sacrosanto, naturalmente concesso da Abisso su imbeccata di Chiffi, questo ha sicuramente alleggerito e favorito il compito del Napoli. Però Gennaro, ti dico una cosa, poi chiedo ad Arturo, prima di andare in pubblicità, l'approccio del Napoli e le facce dei calciatori del Napoli a Firenze erano tutt'altre, perché le facce giuste prima di un evento agonistico così importante rispetto a quelle vuote e senza colore di Napoli-Verona. Oh Silver, poi ascoltando tutto, io stavo pensando, anche perché adesso ho letto un tweet al veleno di Eder, l'ex Inter, sì, e penso Silver che noi quella domenica sera abbiamo buttato proprio il futuro nella spazzatura, perché in un quadro storico come questo il Napoli, se andava in Champions l'anno prossimo, davvero Silver, davvero poteva diventare la favorita per vincere lo scudetto, perché la Juve deve rifondare lì e andava fuori dalla Champions, quindi non poteva nemmeno fare grossi investimenti, probabilmente non poteva attrarre grossi campioni. L'Inter, Silver, è disastrata, ed Eder scrive, ha scritto un post pochi secondi fa all'ex Inter dicendo stanno buttando tutto all'aria perché devono rientrare di 100 milioni nelle loro tasche, se ne fregano dei calciatori, dei tifosi, dei dipendenti. Quindi l'Inter in queste condizioni, la Juve in quelle condizioni, davvero il Napoli con la Champions, peccato mortale, guarda, un peccato qualcosa mortale di importante, roba da strapparsi i capelli, Silver, davvero un grande peccato, un peccato mortale davvero. Andiamo al saluto l'amico che è in attesa al telefono. Pronto, buonasera, sono Francesco, chiamo da Salerno. Ciao Silvestro. Ah, grande Francesco, tifoso dell'Inter, è arrivato proprio, ma uno dei tifosi più obiettivi e liberi che abbia conosciuto, seppur telefonicamente, in quest'ultimo periodo. Francesco, ti chiedo un minuto e mezzo di pazienza, pubblicità, e ripartiamo da te. Ok, break. A dopo. Eccoci qui, eccoci, rientriamo in diretta. E c'è Arturo Minervini. Silver, sì. Silver, ho un'ultima ora. Vai. Conte Inter è finita. Ah, caspita. Accordo su tutto, buona uscita per il tecnico. Quindi al 99,9% con te lascia l'Inter. Hai capito? Francesco, hai sentito? Ma devo dire la verità, non mi tocca neanche, sincero, non è un problema, tanto sappiamo l'Inter è una filiale, se adesso vedessi lì Agnelli, chi vuole mettere lì ad allenare? Tra uno dei loro, Spalletti, Allegri, facessero loro il conto. Sincero, non c'è niente da vedere. È talmente avvilente il quadro che è veramente triste. Non ho parole. Secondo te poi alla fine, Francesco, scusa, come si sistemeranno queste panchine? Perché in ballo e liberi ci sono ancora Spalletti, che secondo me viene al Napoli, Allegri e Sarri. Ma scusate, posso fare un'osservazione? Vai. Ah, io da interista, ok? Come potete accettare Spalletti a Napoli dopo che Spalletti ha regalato lo scudetto a quelli lì la sera del 2018? Perché quella partita lì Spalletti l'ha consegnata a quelli lì. Come poi si può accettare a Napoli una cosa del genere? Io Spalletti non mi darei neanche. Non è una cosa fuori dal mondo. Perché quella partita là, oltre agli errori dell'arbitro, Pjanic e tutto il resto, ma vi ricordate il signor Spalletti cosa ha fatto? Come ha risolto quella partita? Quella partita Icardi la stava vincendo da solo contro 11 morti. La stava vincendo da solo e l'ha tirato fuori a 10 minuti dalla fine, quando poi la Juventus ha ribaltato la partita. Ho detto io, scusatemi, mi sono distratto. Quelli lì hanno ribaltato la partita.
È inconcepibile per me Spalletti a Napoli, è una cosa fuori dal mondo. Beh. Io darei fiducia a un giovane, un grande allenatore che si sta formando, che adesso sta in Serie B e sta in Serie A, uno come Dionisi, gli darei una bella squadra in mano di ragazzi. Dionisi è bravissimo, ragazzi, Dionisi giocare è bravissimo. E dare spettacolo, perché il Napoli è questo che deve fare, non deve fare nient'altro, perché si è capito che De Laurentiis è semplicemente un complice di questo sistema, perché De Laurentiis gli sta bene, come gli sta bene nel 2018, gli sta bene anche adesso. Gli sta bene, va bene tutto, per lui non è un problema. L'importante è che va avanti il suo movimento, perché non è concepibile quello che succede. Quello che è successo nel 2018 e quello che è successo domenica. Cioè io sono senza parole, ma veramente senza parole. È un presidente di una squadra di calcio, come Vigorito, che si è ribellato, si deve ribellare anche lui. E invece no. Si ricomincia da capo, il solito balletto degli allenatori, si cambia, si dice, si fa. E poi siamo sempre là. Io vi voglio fare solo una domanda, una sola domanda. Sono retrocesse tre squadre, ok? Benevento, Crotone e Parma. Sono andato a vedermi, non hanno nemmeno una cartolina scambiata con quella squadra. Nemmeno una cartolina, una comproprietà, un prestito, una plusvalenza, niente. Caspita. Niente di niente. Niente, fateci caso, niente. Sono retrocesse tutte e tre. Questa è una cosa, bella idea che ti ha dato, Francesco, per un approfondimento, Arthur? No, ma assolutamente. Poi Silver, io già sto monitorando eventuali affari estivi sull'asse Verona-Torino. Cioè, ho già proprio attivato le notifiche su tutti gli eventuali affari Verona-Juventus quest'estate. Non so perché, ma ho questa curiosità, ho una sorta di premonizione. Io sto aspettando, dove va a finire De Paul? Anche quello sto aspettando, sono Francesco, curioso di vedere dove va a finire, dico De Paul. Voglio, sono curioso di vedere dove va a finire. E vabbè. Senti, questa Francesco, aspettiamo gli eventi, vediamo un po', però grazie per l'imbeccata, anche per l'idea di un approfondimento che sicuramente faremo in questi giorni. Grazie. Di niente, grazie a voi, buonasera. Ciao, un abbraccio a Francesco, ciao, tifoso interista illuminato, molto molto attento, che sta partecipando spesso alle nostre trasmissioni. Recupero un po' di messaggi, vediamo. Vediamo un po'. Rosanna Di Palo, che saluto, ha ragione il signore che a telefono dice Spalletti non esiste proprio. Massimo Moccia considera De Laurentiis complice di questo sistema. Ilaria Ferrero, Silver, Gattuso ha fallito anche la qualificazione con il Milan, allo sprint finale con il Napoli ha fatto la stessa cosa. E sempre per un punto, sempre per un punto. Finì così. Alla guida del Milan a favore dei cugini interisti, e questo è stato l'epilogo anche qui a Napoli. Di nuovo al telefono, pronto? Buonasera, sono Ernesto. Scusa, non ho capito. Buonasera, noi dovevamo chiedere scusa. No, ricordo che fino alla settimana scorsa io dovevo chiedere scusa a Gattuso. Tu chiedi scusa a prescindere. Mi ero permesso di evidenziare qualche sua pecca, poi alla fine mi sa che le scuse. Gattuso dovrebbe fare al Napoli, a se stesso, perché quello che è successo domenica io veramente è quasi inaccettabile. Poi più uno ci pensa e più non ci si crede. Chiedi a prescindere scusa. Ernesto, puoi spegnere il televisore? No, l'abbasso la voce. Sì, del tutto, allora. Però del tutto. Eccomi qua, mi senti? Benissimo, ciao, benvenuto. Allora, se ti ricordi di me, domenica ad Energia Azzurra ti ho fatto sì, due domande. Sì. Allora, non parlo di domenica perché sennò bestemmio di nuovo tutto il calendario, non voglio essere volgare. No, lascia stare. Togliamo domenica e ripartiamo da adesso. Ok. Perché io ho solo una domanda da fare. Gattuso domenica io non l'ho sentito proprio. Tu hai visto Gattuso in panchina, è stato zitto. Dove dal primo secondo all'ultimo si sente Ciuchi, Culi e tutti i giocatori. Uno. Due. A Firenze, se vi ricordate, Insigne il rigore l'aveva sbagliato. Terracciano, se lo lanciava fuori il Napoli, quella partita non la riprendeva più. Siamo onesti e sinceri. Allora, sono d'accordo con l'amico di Salerno che De Laurentiis sta nel sistema.
Mo dobbiamo ripartire, allora ti faccio 3-4 punti e vediamo se ti trovi. Vai. Presentazione di allenatori e giocatori a Napoli non si vedono da una vita, non mi dire di no perché è così. Lo dissi anche a Carlo Albino tanti anni fa e a Francesco Modugno di Sky, non mi hanno saputo rispondere. Siamo l'unica società che non abbiamo un inno nostro, non abbiamo un brand nostro fatto come Cristo comanda. Poi il signor De Laurentiis con i soldi del Napoli, perché tu lunedì sera io ti ho visto in trasmissione, hai parlato di ridimensionamento. Il Napoli paga il Bari, ti trovi? I giocatori del Bari vengono comprati con i soldi del Napoli, giusto signor Minervini? Lei si chiama così? Sì, ci chiamo così, puoi chiamarmi anche Arturo. Scusa, oggi proprio sono uscito. Con i soldi che noi paghiamo, abbonamenti, pay TV, biglietti, noi paghiamo anche il Baricalcio, non ci dimentichiamo. Quindi io adesso sto su internet vedendo, sperando che il Bari perde, perché il Bari non deve salire in Serie B, De Laurentiis deve fallire a Bari, adesso ci deve far capire cosa vuole fare, vuole iniziare una, perché non ci dimentichiamo, settore giovanile dove sta? Lo stadio, vi faccio lo stadio nuovo da 40.000 posti, perché voleva fare lo splendido, dove sta tutta sta roba? Vai Ernesto, ti ascolto, sei concluso poi rispondiamo. E poi l'ultima domanda. Sì, vai. Parecchi giornalisti campani, non faccio nomi, se no io sono anche capace a fare i nomi e mi assumo la piena responsabilità. Preferirei di no. Allora non li faccio per rispetto tuo, perché ti metti rispetto. Grazie mille. Parecchi, dalla prima giornata, vinciamo, perdiamo, pareggiamo, sono contro il Napoli, contro l'allenatore, contro il presidente. Vi dovete calmare anche voi giornalisti, secondo me. Altrimenti noi non andiamo avanti, perché il giocattolo si è rotto anche grazie ai giornalisti. Io sono stato l'unico coerente. Per me Gattuso doveva essere cacciato dopo Verona, perché mi ha fatto vergogna. Mi dice una cosa, l'ultima. Sì. Elmas, che ruolo aveva? Mancava solo il portiere, li ha fatti tutti. Buona serata, forza Napoli a vita. Grazie Ernesto, grazie, un abbraccio, ciao. Abbiamo tante cose qui rispondere. Vuoi rispondere su Feralpi Salobari, che sono in campo? No, sì, sono in campo, 0-0, al minuto, fin del primo tempo, 0-0. Il Bari deve vincere per forza. Sulla questione... bilanci, oggi proprio è stato pubblicato il bilancio della Finmavro, tornato in passivo, però chiaramente il 94% degli utili della Finmavro provengono dal Napoli, quindi sicuramente il Napoli rappresenta ormai l'attività principale di Aurelio De Laurentiis. Sulle critiche sono di default, ma quello lo dovremmo ripetere ogni volta, Silvio, lo sappiamo, ci vorrebbe un settore giovanile ma non viene fatto. Ci vorrebbe lo stato di proprietà, ma lì è una questione anche politica, esatto. E diventa complicato, è complicato per tutti in Italia. Abbiamo visto addirittura a Firenze con Misto voleva fare lo stadio, non glielo fanno fare, poi gli danno i soldi del recovery fund per fare lo stadio, roba folle, cioè un privato vuole mettersi i soldi, non glieli fanno mettere e poi li dobbiamo mettere noi come cittadini, assurdo, quindi follia assoluta, assurdo. Veramente siamo a ridicolo. Detto questo, detto e sottolineato che la gestione della Renzi ha queste carenze ormai ataviche, quasi insuperabili, io però dico, della Renzi se lo dice dove vuole arrivare, cioè vuole arrivare sempre tra i primi quattro, e ci è arrivato pure quest'anno, perché se arrivi lì a dover battere il Verona già salvo per qualificarti in Champions e a tenere fuori la Juve dalla Champions, vuol dire che poi così male non hai fatto. Poi se non batti il Verone, io non credo che sia colpa di De Laurentiis, onestamente la rosa del Napoli penso che valga 100 volte quella del Verona. Sicuramente c'è stato un blackout in quella gara, oggi il Napoli ricordava che è l'unica squadra che da 12 anni consecutivi va in Europa, quindi nessuna squadra negli ultimi 12 anni è sempre andata in Europa, quindi diciamo che al di là poi delle simpatie della gestione, io ho scritto che non si può gestire, ho detto anche ieri, non si può gestire una società con uno smartphone. Su questo io sono d'accordissimo, il Napoli fa degli errori comunicativi assurdi, allucinanti, però sul piano dei risultati io faccio fatica a prendermela con De Laurentiis, onestamente. Poi non so, Silvio, se tu condividi... Ma assolutamente, no, hai fatto la sintesi, una sintesi perfetta, chiosa... sulla categoria.
sui giornali. Perché sì, per ieri qualcuno mi scriveva: voi non, io vi capisco, voi non potete parlare perché De Laurentiis non vi fa lavorare. Detto guarda, personalmente hai sbagliato proprio le persone. Io penso che non sappia nemmeno che io esista, quindi non penso che sia interessato a quello che io dico. Noi diciamo quello che vogliamo, che pensiamo. Per fortuna che l'hai 8 con gli editori ci lasciano liberissimi di dire quello che pensiamo. No, ma ha sbagliato persone. Chiosa, sui giornalisti, sì. Allora, io dico soltanto una cosa. A prescindere che non mi piace assolutamente parlare di altri e di come altri colleghi, tutti bravissimi, intendono svolgere la professione. Non mi permetterei mai, anche perché non sono nessuno e non ho nessun titolo per farlo. Detto questo, il calcio e lo sport va raccontato tranquillamente, ognuno lo vede alla sua maniera, ci sono i modi poi del racconto che fanno la differenza. La cosa più importante, ma è anche un'ovvietà, mai travalicare l'aspetto sportivo, quello del commento, quello del racconto, quello delle valutazioni, per andare, per invadere il campo del personale. Questo mai, questo non è tollerabile. E in alcuni casi non è tollerato. Abbiamo visto che cosa è successo quest'anno con la vicenda Gattuso. Mi limito a questo. Al telefono, pronto? Pronto, ciao Silver, ciao Arturo. Ah, caro Pasquale, come stai? Carissimi, carissimi, ben trovati. Ciao Pasquale. Io ho fatto, quando sono ormai, ho perso il conto, domenica, oggi è mercoledì, 4 giorni di sabbatici, diciamo, senza guardare niente, come l'amico Tommaso, come te, come tutti noi, senza, perché è difficile non ripetersi, cioè di che cosa vuoi parlare, è difficile non ripetersi, perché le cose sono quelle che abbiamo visto e che non avremmo mai voluto vedere, e riusciremo a spiegarcelo un giorno, quello che è successo domenica sera. Io sto ancora cercando di, perché poi ho sentito qualcuno che paragonava alla sconfitta di Firenze di 3 anni fa, dove, se mi date 20 secondi spiego perché non c'entra proprio niente quella partita con quella di domenica scorsa. Quella di domenica scorsa, se ha un'attinenza col passato, è quella di 33 anni fa, quando abbiamo perso lo scudetto. Io non mi sono ancora spiegato, non sono riuscito a spiegarmi ancora come abbiamo perso quello scudetto. 5 punti di vantaggio a 4 giornate dalla fine, quando ricordiamoci che la vittoria valeva 2 punti, sì. 2 punti. Dopo che abbiamo perso in casa col Milan, avremmo potuto di nuovo riacciuffare il Milan. Abbiamo perso tutte e 2 partite contro Sampdoria e Fiorentina. E loro hanno pareggiato con Juve e con Como. Quindi noi avremmo potuto riacciuffarli. Non l'abbiamo fatto, non abbiamo vinto nessuna delle 2 partite, non ha giocato Diego che giocava con le infiltrazioni, giocava con le stampelle, non ha giocato quelle 2 partite. Io sono 33 anni che non mi spiego quello scudetto perso. Fra 33 anni, spero di esserci ancora, ma data la mia età, credo proprio di no. Ma se il Padre Eterno mi facesse campare altri 33 anni, io non riuscirei a spiegarmi la partita di domenica scorsa. Rachmani che non esulta. Rachmani, tu hai segnato il gol più importante della tua carriera e hai segnato il gol più importante degli ultimi 10 anni del Napoli. Tu non esulti. Parliamo di rispetto, ma rispetto di che cosa? Verso chi? Noi gli unici che meritano rispetto sono i tifosi, poi non merita rispetto Gattuso, non merita rispetto De Laurentiis, non merita rispetto Insigne, non merita rispetto Koulibaly, quanti ne vogliamo mettere? Gli unici che meriterebbero il rispetto sono i tifosi, ma lo sanno che cosa ci hanno fatto a noi? Ma lo sanno noi che non le supereremo questa cosa, specialmente perché sarebbe la soddisfazione sarebbe stata doppia, tripla, perché sarebbe andata direttamente contro quelli là, perché io esulto più quando la Juve viene eliminata dalla Champions che quando vince il Napoli. E poi una cosa che dicevi tu prima, Silver, dicevi
l'altra Italia, l'Italia buona. No, guarda che domenica hanno esultato tutti, hanno esultato i milanesi, i torinesi, i romani, i fiorentini. Guarda, io ho visto la cattiveria che ho. Il Verona non è stato cattivo, il Verona, e neanche il Cagliari è stato cattivo, anche se ci hanno tolto 2 punti ciascuno. Non è stato il Cagliari. Chi è stato cattivo è stata la Fiorentina, i giocatori della Fiorentina, okay. Attenzione, i giocatori, la cattiveria che io ho visto nei giocatori della Fiorentina, con Vlahovic che a 2 secondi dal termine si arrabbia per non essere riuscito a mantenere un pallone in gara, io quella cattiveria non l'ho vista. Hanno messo la stessa cattiveria che i fiorentini, intesi come tifosi, misero 3 anni fa contro il Napoli, ve li ricordate? Probabilmente Arturo stava a Firenze, quella volta, come ci hanno accolto, e come dopo il 3-0 vincerete il tricolore. Solo noi siamo rimasti delusi napoletani, mettiamocelo in testa, abbiamo fatto felice 3/4 d'Italia, a cominciare dal signor Gasperini, che si è fatto, perché noi non dimentichiamo che se l'Atalanta fa l'Atalanta, batte il Milan, noi col pareggio siamo in Champions, nonostante tutto. Gasperini non ha fatto il Gasperini, l'Atalanta non ha fatto l'Atalanta, il Milan ha fatto il Milan perché ha avuto altri 2 rigori. Ma di cosa vogliamo parlare? Noi dovremmo abbandonare questo sport, perché non ce la facciamo, perché siamo malati, siamo non lo so che cosa siamo, che facciamo? Ricominciamo un'altra volta. L'ultima cosa, poi chiedo scusa, sì. Ho fatto un comizio. Sono d'accordissimo col tifoso interista. Spalletti, quella partita, aveva il 33% come massimo Troisi e Benigni, 33, 33 e 33. Spalletti, Orsata e Andanovic hanno regalato quello scudetto alla Juve. E così come non vorrei mai vedere Orsato a Napoli, non vorrei mai vedere Andanovic a Napoli, spero di non dover mai vedere Spalletti a Napoli. Spero. Vi ringrazio. Ciao Pasquale. Sempre forza Napoli. Hai fatto il tuo sfogo. Ciao Pasquale. Ci stanno tutte le tue amare considerazioni. Ho trovato questo tweet di Eder che scrive: pensa che sono 8 mesi che non pagano gente che prendeva 800 euro al mese. Suning. Questo è il tweet di Eder. La situazione è drammatica. È veramente drammatica. E questo accresce, fa lievitare davvero la rabbia, perché il Napoli poi con quella sua politica, no, di tenere i conti a posto, forse l'anno prossimo davvero poteva finalmente riscuotere, no, quel credito che aveva maturato con una gestione sana, equilibrata, con gli altri club magari costretti a fare delle rinunce, a fare dei sacrifici sul piano tecnico, sul piano poi degli investimenti sul mercato, e invece ti ritrovi senza Champions. E anche tu, purtroppo, dopo le perdite con la pandemia, dovrai probabilmente ridimensionare quelle che sono le tue ambizioni. Veramente, guarda, una roba da uscire pazzi, da uscire pazzi. Al telefono, pronto? Pronto, salve, buonasera. Buonasera. Telefono da Napoli, ovviamente. Sì, io condivido in pieno quello che ha detto quel signore poc'anzi che ha telefonato. Pasquale, sì. Pasquale, che ha detto riguardo al signor Gasperini, che effettivamente... quello volevo dire, confermo in pieno quello che ha detto quel signore che ha detto. Sì, tutto Gennaro, Gasperini era contento perché la Juve era andata, sì, in Champions. Sì, moltissimo, perché in effetti, non so se avete accorti anche voi, ma più di una volta avrò notato che questo Gasperini c'era proprio contro i napoletani, è una cosa esagerata. Cioè, non lo so, io non penso che sto sbagliando, perché in effetti si vede da tutti i fronti. Il modo in cui quando fa la diretta, quando dice qualche altra cosa, io in effetti ho notato questo. Dopo darsi pure che mi sto sbagliando, però alla fine è la realtà comunque. Io solo questo volevo dirti, punto. Grazie, mi grazie. Una buona proseguenza di serata e niente, sempre forza Napoli. Gentilissimo, grazie Gennaro, e devo dirti,
carissimo Arturo, ascoltando tutte queste ricostruzioni che sono tutte estremamente fedeli di fatti che magari sono sempre successi, attenzione, sono sempre successi. Ora però sono vivisezionati e trasmessi a tutti, anche alle pietre, dalle riprese, dalle immagini televisive. È per questo che mi arrabbio ancora di più e me la prendo con la squadra, perché nel momento in cui lo raccontava lunedì sera Dario Marcolin, che con la Lazio ha vinto lo scudetto, uno scudetto storico, e quando si riunivano prima delle partite ad un passo dalla vittoria, ma c'era gente che faceva tremare i muri per dire è il giorno perfetto per noi, non dobbiamo tralasciare niente, non può scappare, ci vuole coraggio, andiamoci a prendere la vittoria, andiamoci a prendere ciò che è nostro, ma per la nostra gente. Poi ti dico un'altra cosa, Arturo, ma l'incontro della squadra con i tifosi che sono lì fuori allo stadio per far sentire la propria voce, se neanche quell'iniezione è stata fatta, poi abbiamo letto per iniziativa e volontà della Digos per evitare questioni spiacevoli dal punto di vista dell'ordine pubblico, alziamo le mani, per carità, perché noi siamo abituati a rispettare regole, leggi e sentenze, sempre. Però è stata l'unica piazza d'Italia a non vivere quell'incontro, a poche ore dalla partita della vita. Cioè, io continuo a vedere tantissime cose che purtroppo non sono andate. E passano ore, passano giorni e ne vengono fuori sempre di più. Hai detto tutto, sì, hai detto veramente tutto. Io immagino anche le fasi che hanno portato poi la squadra a quella gara. Gattuso avrà guardato negli occhi questi ragazzi, avrà accolto quella che era paura. Io non so davvero, perché poi dei primi minuti, Silver, se noi ti vediamo la gara, il Napoli in campo non c'è mai entrato, sì. Dai primi minuti la gara l'ha fatta il Verona, drammatica. Non riusciva a fare due passaggi di fila, proprio ha perso tutte quelle certezze basilari che poi questa squadra aveva, niente di particolarmente strutturato, perché poi gli schemi di Gattuso sono sempre stati abbastanza essenziali e lasciati alla libera interpretazione, però un minimo, io non ho visto niente. Se noi non segniamo sul calcio d'angolo in mischia, forse non segniamo mai in quella gara, Silver. Questo ci deve far riflettere, onestamente, ci deve fare molto, molto, molto riflettere. Oggi ho lanciato un sondaggio sui social di Canale 8, Silver, e anche sulle mie pagine personali mi stanno inondando di messaggi con un nome soltanto, Silver. Sarri. È un nome che domina. Sarri. Sì. C'è un nome. Io ho scritto che proprio a caldo, ho scritto non arriverà. Fossero le 3 di notte, ho scritto solo una spolverata di sarrismo potrebbe risollevarci da questo momento. Effettivamente, se ci pensi, al di là poi di tutto, della Juve, di tutto il resto, delle incongruenze, di quello che è successo, però per quello che è il ricordo collettivo, forse per riaccendere la fiammella della speranza, no? della gioia, della passione, forse Sarri poteva essere una soluzione, però come giustamente dicevi tu, pare molto complicato, se non impossibile. Chissà se non vada proprio all'Inter. Infatti. Adesso la situazione è molto complicata. Maldini ha ufficializzato l'addio di Donnarumma intanto. Sì, vabbè, hanno preso un altro portiere. Quindi anche questo. Sì, ha detto le strade si separeranno. Vabbè, Arthur, io per ora ti saluto. Ciao Silvio. Ciao, vediamo il telefono chi c'è, poi andiamo in pubblicità e ci raggiungerà tra poco Italia Mele. Pronto? Pronto? Sì. Ciao, sono Peppe, non sono Peppe. Acchiappa a Peppe. Ciao Silvio. Sì. Vorrei sapere una cosa. Ma tu sei contento di questo qua che comanda Napoli? Pronto? Sì, ti sento Peppe. Ti riferisci a De Laurentiis? Ma tu sei contento che questo signore ha portato 15 anni, diciamo, di nervosismo? Io domenica scorsa, ho 75 anni, mi sono messo a piangere. Io ho pianto solo quando è morta mia mamma e quando è morto mio padre. Io sono ripercato che il signor Pasquale, dopo, cioè, che cosa, veramente è stata una persona educata.
Io quello che dico, invece di parlare degli allenatori, voi dovete parlare. Quando parlano che questa persona se ne deve andare, dare perché ci sa una persona. E sai quando c'è il cognato di Ferrari, Baldoni, si voleva comprare in Napoli, tanti anni fa. Perciò, caro Silvio, tu sei una persona molto educata, si vede. Però tu sai che qua, non abbiamo parlato con l'allenatore, stiamo parlando cacchissimo, se ne deve andare da Napoli. Grazie, ciao Peppe, grazie ciao. Per aver chiamato. Cosa ti posso dire, Peppe? Che se non ci fosse De Laurentiis, se non ci fosse stato De Laurentiis, non avremmo visto niente di quello che abbiamo visto e continuiamo a vedere. Ma te lo dico proprio spassionatamente. Qua sono 12 anni consecutivi in Europa e pensate un po', De Laurentiis ha contribuito a cambiare anche la nostra dimensione. A cambiare la dimensione del club, a cambiare la dimensione nostra che raccontiamo del club e del suo Napoli. Questo è un dato di fatto, amici miei. Poi, come dico sempre, può piacere o no, però rimangono i fatti che sono quelli che contano. E se la squadra avesse fatto la squadra fino in fondo, senza dimenticare che il calcio italiano è malato, che è pieno di botole, che ci si può finire dentro sempre, perché alcune partite non si giocano ed è evidente, perché alcune squadre sono portate per mano, perché altrimenti voi mi dovete dire ma quando la Juventus di Pirlo avrebbe potuto raggiungere un piazzamento Champions, per come era conciata quest'anno. Però è proprio per questo che il Napoli ha la più grande delle responsabilità. È imperdonabile, imperdonabile. Ci fermiamo, break pubblicitario, poi ripartiamo con Italia e naturalmente con le vostre telefonate. Eccoci, eccoci, siamo di nuovo in diretta, c'è Italia Mele, ciao Ita. Ciao Silver, buon pomeriggio a tutti. Hai smaltito la sbornia, la delusione, l'amarezza, la rabbia, lo sconforto? Beh, che ti racconti com'è andata? Sì. Lo vuoi sapere veramente? No, come stai ora? Ora mi sto leggermente e lentamente riprendendo. Devo dire che domenica notte mi sono svegliata per ben due volte con i crampi ed è stata una nottata passata in bianco. Era stata il grande stress sicuramente psicofisico vissuto in una giornata così complicata. E la delusione purtroppo non si cancella. Le risposte che dovremmo avere non le abbiamo e quindi ovviamente diventa tutto più complicato, perché io credo che le cose non accadano mai per caso e sarebbe giusto, opportuno e saggio che qualcuno rispondesse a questi quesiti che si pongono tutti i tifosi del Napoli, perché mi sembra che nei confronti della tifoseria azzurra in questo momento manchino troppe risposte e vorrei che nessuno dimenticasse che i veri padroni del calcio sono i tifosi e il massimo rispetto va dovuto ai tifosi. Io ho visto di tutto in questi giorni, i giusti ringraziamenti, i giusti saluti, ma nessuno ha speso una sola parola sulla disfatta di domenica sera e io sinceramente lo trovo molto grave. Disdicevole, sono d'accordo con te. Andiamo al telefono, pronto? Buonasera Silvia, sono Peppe da Casoria. Ciao Peppe, benvenuto. È Italo. Niente, sono d'accordo a Italia, scusami. No, però Peppe era bello, comunque è stata una bella pagina, perché pensa, mi hanno chiamato in tutti i modi, anche a me, capita, capita. È il bello della diretta. Sì. No, Poi lei viaggia con Italo, faccio anche pubblicità, sì. via. Allora viaggia, io sono un neopensionato di Trenitalia, quindi va alla concorrenza. Peppe, Italia. Per questo dovresti tirare l'orecchio alla signora. Posso dire una cosa? Io facevo il macchinista, fatti un po'. Grande Peppe, che cosa vuoi dire Italia? Volevo dire due cose, innanzitutto una abbastanza importante la diciamo dopo e poi volevo dire che Trenitalia però potrebbe sponsorizzare le nostre trasmissioni sicuramente offrendoci a prezzi scontati i viaggi e noi saremmo felici di fare pubblicità a Trenitalia, non credo che ci siano preclusioni da parte dell'emittente. Ah beh, ma Peppe è in pensione, quindi non può prendere la parola. Lo so, era una battuta. Ragazzi, posso dire una cosa? Dato che siete così gentili e competenti, tutti e due in particolare. Grazie Peppe, grazie. E Italia completa, poi sentiamo Peppe cosa da dire. Sì, è uscito un comunicato da parte di Juventus, Real Madrid e Barcellona.
che risponde all'istruttoria praticamente sì, aperta dall'UEFA, da parte dalla UEFA, con toni molto fermi, e sembra che questa guerra sia soltanto all'inizio. Non hanno intenzione, almeno dalle prime notizie che ho potuto sbirciare in attesa del collegamento, magari tu adesso Silver puoi approfondire mentre chiacchieriamo con i nostri telespettatori, sembrerebbe che sia ci troviamo di fronte ad un muro contro muro. Bene, insomma la situazione non è chiara e probabilmente ne vedremo delle belle. La mia preoccupazione però sono i tempi. Va bene, ne parliamo dopo, lasciamo spazio al telespettatore. Sì, vai vai Peppe, ti ascoltiamo. Ho ascoltato molto attentamente le parole di Italia. C'è stata da tanto tempo mancanza di rispetto verso noi tifosi, noi che paghiamo Sky, paghiamo tutto per vedere Napoli e per seguirlo e tutto. Sono ancora amareggiato perché la botta di domenica è stata micidiale. Avevamo il destino nelle nostre mani, non l'abbiamo saputo, o non l'abbiamo voluto, perché questo è il dilemma che io dico. Guarda, io seguo le partite su Sky. A Firenze, quando Sky guarda i giocatori che escono dal sottopasso per entrare in campo, si vedevano i calciatori del Napoli carichi, concentrati. Domenica, quando sono usciti dal Maradona, le loro facce non erano concentrate, erano arrabbiate. Qualcosa è successo, lo dissi a mio figlio, avevo due figli che vedevamo la partita. Qualcosa è successo. E durante la partita, voi se ben vi ricordate, Italia sicuramente, passaggi elementari. Il Napoli non c'era proprio in campo, non c'era. Io dico un'altra cosa, io ho sempre detto che Gattuso non piaceva come allenatore, però io sono tifoso del Napoli, Gattuso era allenatore del Napoli e fino all'ultima giornata io dovevo tifare per Gattuso. Però a Verona si è visto subito se quella fascia destra di Lorenzo stava in difficoltà, perché ne scendevano tre, nessuno li piegava, nessuno. Ma dico io, non si sentiva la voce di Gattuso, l'abbiamo sentita per tutte e 37 partite, la voce, gli urli di Gattuso, niente, zitto, muto. E questa era la conferma che probabilmente ci aveva la testa già a Firenze, dopo due giorni ha firmato. Se sei professionista, il signor Gattuso, che io stimo come persona, per l'amor di Dio, però lo devi fare fino alla fine. Qualcosa è successo in quella partita, perché il Napoli non è sceso in campo, stava negli spogliatoi, forse stava ancora sul pullman. È stato un qualcosa di aberrante per noi tifosi a casa, essere denigrati da tutti questi tifosi del nord che sui social si stanno proprio scatenando. Non è giusto questo. Dall'altro lato che cosa sentiamo? Niente, una società muta, silente. Non, il nostro De Laurentiis, io spero una cosa, guarda Silver, che a Di Maro i tifosi del Napoli non ci devono andare, non deve andare nessuno, nessuno deve andare a Di Maro, perché a De Laurentiis, se lo vuoi smuovere, gli devi mettere le mani in tasca, nel portafoglio, e quindi a Di Maro nessun tifoso del Napoli deve andare là, perché adesso siamo, come giustamente diceva Italia, ci ricordiamo i tifosi del Liverpool, del Manchester, del Chelsea, quello che hanno fatto con la Superliga? Sì, sì. E lo dobbiamo fare anche noi con il nostro paese, perché basta, non ne possiamo più. Vogliamo sentire le ragioni, vogliamo sentire il presidente, chi per esso, il calciatore. Debbono giustificare quello che è successo domenica a Maradona, perché c'è qualcosa che non quadra, non torna. Che poi il signor Gasperini possa gioire perché si è andato alla Juve, gioisci perché ci siamo ammazzati da soli, perché se si faceva il Napoli veramente la Juve non andava. E poi a me non mi piace più parlare di Juve, Milan, gli aiutini lo sappiamo, perché che li avranno sempre, però noi tifosi vogliamo che qualcuno ci spieghi che cosa è successo. Adesso si parla di Spalletti. Beh, siamo al 26 maggio, Silver, io penso che Spalletti e Panettone a Napoli non se lo mangia, perché sono due caratteri così opposti che farebbero scintille. Sicuramente. Vabbè. Faranno scintille dal primo istante.
Peppe, io ti interrompo solo per ringraziarti, perché così ne parliamo e lasciamo anche spazio agli altri, sì, però le tue osservazioni sono molto interessanti, quindi ripartiamo da quelle, ok? L'ultima cosa volevo dire, sì. Silver, per quanto riguarda l'ultima notizia che ha dato Italia, del fatto di Juve-Inter, Juve-Real Madrid e Barcellona, vogliono andare all'antitrust europea. Secondo me, questa, secondo il mio modesto avviso, è una buffonata. È come se il CIO che organizza le Olimpiadi, ed è solo il CIO che lo organizza, non le può organizzare più, le deve organizzare perché loro vogliono andare, dicono che l'UEFA tecnicamente non mi ricordo il passaggio, la fa da padrona. Ma l'UEFA è quella che organizza certo, i tornei. Certo. E allora, se la mettete su questo piano qua, il CIO, che è l'organizzazione delle Olimpiadi ogni 4 anni, non lo può fare più. Ci mettiamo domani anche mattina. Io, te e Italia, e organizziamo le Olimpiadi. Bravo, è così, è assurdo questo. Lo so. Comunque vi ringrazio dell'attenzione, buona serata. Ciao, grazie Peppe. Con ordine, una cosa devo rettificare, un solo errore. I tifosi del nord che hanno ironizzato. Peppe, sono tutti meridionali. Sono più meridionali di me, di te e di Italia. E la cosa più brutta, perché ho ricevuto, Ida, puoi immaginare, no? Messaggi offensivi, ma pieni di cattiveria, di livore. Ma tu vuoi sapere, il più demente di tutti è un napoletano trapiantato in Lombardia che arriva a rinnegare le sue origini e a mandarmi pubblicamente un messaggio che recita così: mi raccomando, quando torni a casa fai l'elemosina all'uomo di colore che è al semaforo, fermati quando il semaforo è rosso, attenzione all'immondizia, parcheggia nelle strisce. Allora tu ti rendi conto che proprio il mondo è alla rovescia e la demenza è al potere, perché solo il demente lobotomizzato può credere a ciò che indegnamente si vede, ecco. Vabbè. Quindi questo soltanto per correggere il tiro di Peppe sui tifosi che poi spesso e volentieri sono leoni da tastiera. Mi fa pensare la sua richiesta di un rapporto da recuperare più diretto con la gente. C'è troppa distanza, Ida, si è creata tra società e gente. Allora Silver, la scelta secondo me autolesionista per qualcuno è stata saggia. Io la trovo autolesionista, anche perché si poteva arrivare ad un confronto con l'allenatore, insomma, trovando un modo perché lui rispettasse determinate regole, no? Comunicative che magari la società riteneva più appropriata, perché chiaramente il problema è stato quello di evitare frizioni o dichiarazioni a detta loro avventate da parte di Gattuso, ma fare nel 2021 un silenzio stampa di 4 mesi è talmente grave e talmente al di fuori di qualsiasi idea basic di marketing e di comunicazione, che io veramente non ci trovo una spiegazione logica. Il presidente De Laurentiis, che è un uomo di spettacolo, sa che per essere visibile devi esistere sui media. Se non esisti sui media sei invisibile, e qualsiasi società, anche la più prestigiosa, se scompare dalla visibilità per un periodo così lungo perde appeal, al di là dei risultati sportivi che puoi acquisire sul campo. Quindi io trovo questa scelta assurda, incomprensibile, alla quale ovviamente non verrà mai data nessuna spiegazione, se non il fatto che sono decisioni che prendono in assoluta autonomia e che agli altri costa soltanto accettarle. Poi a questo aggiungici la distanza siderale che si è creata in tutti questi mesi con una città che non aveva la possibilità di andare allo stadio e quindi non aveva nessun contatto neanche indiretto con la squadra, con il tecnico, con tutto lo staff, e aggiungici che non, al di là del vicepresidente De Laurentiis, a Napoli non c'è un interlocutore insomma importante, non esiste una struttura, una sede sociale in città, quindi è ovvio che tutto questo abbia portato a questo distacco totale. Poi c'è stata la catastrofe, io lo ribadisco, nel rispetto di tutti, delle disponibilità, dei tempi, dei modi, magari si farà tra qualche giorno, quando verrà presentato il nuovo allenatore, anche se io credo che non si voglia poi togliere la scena a quello che sarà il nuovo tecnico, ma non è concepibile che non ci sia stata una parola, che sia una sola parola
se non generiche affermazioni di dispiacere da parte dei calciatori, da parte del capitano e da parte di nessuno dei rappresentanti della società. Anche Gattuso, che ha ringraziato Napoli e il Napoli, non ha detto niente circa quell'ultimo avvenimento. Questo per me è incomprensibile, io non lo posso accettare, ma non per me personalmente, perché mi rendo conto, avendo a che fare con la gente, che rappresenta una offesa ed un tradimento difficilmente perdonabile, forse più della del pareggio stesso. Al telefono ancora. Ciao Silver, ciao Italia. Ciao. Buonasera. Ciao Maurizio, benvenuto. Ciao. Condivido quello che dice Italia, no? Probabilmente soprattutto chiarire quello che è successo dal termine della partita con la Fiorentina all'inizio della partita col Verona potrebbe essere importante per una determinata fetta di pubblico. Voglio dire però che questa, cioè il calcio è dominato da una tifoseria stupida, scema, becera, nel senso, come dire, che quando si perde una partita si perde perché l'avversario ci ha messo troppa cattiveria, e ne ha assunzato tutti, io non l'ho vista questa cattiveria del Verona, forse l'ho vista molto più da parte della Fiorentina che da parte del Verona, che mi sembra aver fatto una partita tatticamente messa molto bene in campo, ma non ho visto una partita da torretto, o perché magari il giocatore o il presidente si è venuta alla partita, che siamo praticamente alla stupidità per me più totale. Il problema, questa squadra, ragazzi, c'è un termine semplice, non tene palla. Questo è molto percorribile, questo. Ma perché guarda, è la storia di questa squadra. Io ti faccio notare come le cose sono cambiate da circa 5-6 anni. Voi vi ricordate il Napoli Mazzarri e ricordate questa squadra? Gli ultimi 5-6 minuti di una partita, una squadra, se vogliamo, mediocre, teneva come centrale Grava, Cannavaro e Aronica, per farvi capire, no? Però gli ultimi 5 minuti della partita si buttava palla innanzi in qualche maniera, sotto morte, che straccia, morsica, pizzica, la palla va in. È vero. Mi dite quest'anno quando mai abbiamo vinto una partita all'ultimo minuto? Abbiamo la fottuta a Mazzarie e vincere una partita a Sassuolo praticamente a 4 minuti dalla fine, abbiamo pigliato gol all'ultimo minuto, coppa nata stronzata che abbiamo fatto. Ragazzi, qua a quest'ora manca le palle, nel senso, in questo tipo di società manca praticamente qualcuno che trasmetta carattere a dei giovincelli che non hanno minima, che noi portiamo praticamente a livelli stratosferici. Ragazzi, io per esempio a Napoli si è portato a Zilisch a livello di De Bruyne. Zilisch è Zilisch, è un giocatore che sta più qua, ma non tiene palle. Non voglio parlare o capitano, perché spesso proprio il capitano è quello che sta messo un po' meglio, ma quello che ha comunque i suoi limiti, parlo chiaramente di Insigne. E poi a Napoli secondo me è troppo demonizzata, ma comunque non è il giocatore che tiene palla sotto, e parliamo praticamente vi cito di Fabian Ruiz, vi cito praticamente di Lozano, vi cito praticamente di un, forse guardate l'unico che mi sembra praticamente avere qualcosa, ma veramente in quella partita era tatticamente del tutto avulso, e Osimhen che sta appiccicato di piede, metà all'etena. Cioè, vi dico questo, ragazzi, perché un po' il pallone l'ho giocato. Io so, vedo chi sono i trascinatori di una squadra. Qua ci manca assolutamente. Quindi il problema è puntuale, perché noi vediamo la partita come il Verona, se fosse avulsa da tutto il campionato. Ma scusate, ma due domeniche prima andiamo a pareggiare in casa con Cagliari. E poi non è successo da solo, e non è successo la Spezia, e non è successo il Verona. Il Verona all'andata, voi dite, giustamente dite, ma il Verona non ci ha fatto proprio qua. Datevi a vedere la partita dell'andata, non cambia niente, non cambia assolutamente niente. Il tecnico non ha avuto la capacità, probabilmente anche lui, ed è strano perché proprio da lui magari mi aspettavo che uno, come dirti, avulso alle finali, no? Come dirti, mi aspettavo una reazione in un determinato senso. Ha subito, come dire, psicologicamente la partita col Verona, e tatticamente non avendo un minimo di reazione, non ha avuto una minima reazione. E tornando sempre dalla partita col Verona, gli dico, io poi sto Verona, anzi ribadisco quello che ho detto prima, così cattivo non l'ho visto. Ho visto una squadra semplicemente quadrata, presa, che ha trovato dei giocatori che completamente presi dalla paura,
che poi a un certo punto ci ha dato pure proprio un massimo, non ho sento campo lo dammo proprio a mezzo, mettendo praticamente io c'ho spazio, ragazzi, io l'avrei giocata io, che tengo qua, oramai tengo 56 anni, che la partita, vi assicuro, se stavo nel Verona mi sarei divertito, perché al centrocampo ero totalmente libero, privo di aggressioni. Non parliamo del finale di partita, ma come la vince? Per lo meno tutto dall'andanza, ma anche questo era capace di fare. Ragazzi, ripeto, per me la questione sta praticamente nella mancanza assoluta di attributi. Gli attributi. Grazie, esatto, Maurizio. Diciamo, scusami, forse ho usato. No. Ma che le? Ti ho lasciato correre perché un'analisi molto molto realistica. Un abbraccio, Maurizio. Ciao, stammi bene. Ciao, grazie. Cosa vuoi dire? Vabbè, Ida, noi siamo in chiusura di collegamento con te. Però Spalletti è in pole position. Spalletti, secondo me, è l'allenatore del Napoli per la prossima stagione. Credo che ormai ci siano pochi dubbi. Credo che sia stato un po' anche il paracadute utilizzato da Aurelio De Laurentiis, sapendo che comunque aveva un accordo importante con questo allenatore. Ha provato a guardarsi un po' intorno per vedere se ci fossero altre opportunità, ma poi alla fine avrà valutato che la soluzione migliore restava appunto quella del tecnico toscano. Voglio ribadire che la scelta dell'allenatore è stata assolutamente personale, fatta in maniera diretta e personale da parte del presidente De Laurentiis, e questo secondo me può essere anche una cosa buona, perché così insomma non dovrebbero poi esserci frizioni nel corso della stagione, perché ovviamente la scelta è sua e quindi sarà assolutamente stato valutato qualsiasi aspetto nel nuovo tecnico. Per quello che riguarda l'ipotetica presentazione, forse ci sbilanciamo troppo, perché dopo tutte le voci di questi giorni che hanno mandato in confusione tutti quanti noi, si farebbe un passo avanti, però probabilmente si dovrebbero anticipare i 20 giorni detti ieri dal presidente in un'intervista. Credo ci potrebbe essere la settimana prossima, magari all'inizio della settimana prossima. A questo punto io aggiungo un auspicio, spero che venga fatta a Napoli, perché mi sembra giusto che si faccia qui. Vogliamo anticipare, anche a Castelvolturno ci sono un po' di lavori in corso, si stanno mettendo a punto un po' di cose per questo fine settimana, probabile che ci possa essere un sopralluogo, immagino, del nuovo tecnico appunto negli ultimissimi giorni di questa settimana, ma poi magari aggiorneremo nelle prossime ore anche su questo argomento. E va bene, grazie Ida, un abbraccio forte, ciao. Ciao Silver e buon proseguimento. Ci fermiamo, break pubblicitario, poi di rientro con Paolo Trapani via Skype, le vostre telefonate, apriremo anche la solita finestra sulla redazione con Tony Iavarone, pubblicità. Eccoci di nuovo in diretta per l'ultimo quarto d'ora per questa sera in linea calcio, e andiamo, saluto Paolo Trapani che è in collegamento Skype, ciao Paolino. Ciao Silver, buonasera a tutti. Ciao, buonasera a te. E vado in redazione da Tony Iavarone. Ciao direttore, ben trovato, buonasera. Ecco, ora ho il tuo ritorno audio. Tony, prima del riepilogo, perché mercoledì è come tutti i mercoledì piatto ricchissimo nel palinsesto di Canale 8, ti leggo di questo comunicato congiunto di Juventus, Real Madrid e Barcellona, perché sai che l'UEFA ha aperto un procedimento nei confronti di queste società, che sono quelle che hanno iniziato, hanno lanciato l'idea della Superlega, preannunciando possibili sanzioni, e hanno risposto in maniera dura, piccata, le tre società. Incomprensibile l'apertura dei procedimenti disciplinari da parte dell'UEFA. Quindi si prospetta un muro contro muro. Beh, sì. Ci saranno secondo me due battaglie, una per quanto riguarda la giustizia ordinaria, poi bisogna vedere quale tribunale sarà competente e come può entrare in una vicenda che è di carattere internazionale, e quella che è la giustizia sportiva, che è amministrata dall'UEFA, quindi le decisioni dell'UEFA possono tranquillamente essere prese. Toccherà poi alle società fare ricorso, credo, nelle loro sedi più opportune, cioè le sedi nazionali. C'è da dire che però lì c'è da sciogliere ancora un enigma, da quello che io leggo e da quello che si può sapere, perché tutte queste che hanno aderito a questa sorta di Superlega fantasma hanno sottoscritto un accordo, un patto sindacale attraverso il quale, se fossero uscite, avrebbero pagato penali di centinaia di milioni.
Sembra che questi a parole hanno detto tutte le altre che sono uscite, ma nei fatti pare non abbiano disdetto l'accordo. Se così è, insomma, siamo davanti di nuovo a un problema difficile da risolvere, però insomma, se la vogliamo guardare da queste parti, magari salendo in cima al Vesuvio e guardando Napoli, c'è da dire che la Juventus rischia effettivamente di essere esclusa dalla Champions e quindi toccherebbe al Napoli, al di là della immeritata ultima partita di campionato. E lo abbiamo detto a chiare lettere, però sai, uscire dalla Champions, che ormai non si voleva nemmeno più, sarebbe la risposta giusta, la vera risposta morale a quanto si ascolti, a quanto si sente, insomma. Sarebbe la moneta attraverso la quale, moneta nel senso metaforico, viene pagata la delusione dei tifosi, chiaro, insomma, sarebbe la vendetta dei tifosi, ecco, diciamo, è vero. Mettiamola così. È vero. Senti, Tony, oggi, vabbè, telegiornale come sempre, quindi ti chiedo della copertina, ma poi in prima serata punto centrale. Sì, la copertina è dedicata all'aumento dei prezzi. Ci sono degli aumenti che non sono spiegabili, avvengono in molti esercizi, generi alimentari, abbigliamento, ristoranti, e questo fa sì che abbiamo tante segnalazioni per cui la gente, insomma, effettivamente è arrabbiata, e su questo noi cominceremo il telegiornale. Ne parleremo con Rosario Trefiletti, che è un personaggio molto noto nelle televisioni nazionali ed è il responsabile di Centro Italia Consumatori. Cerchiamo da lui di farci dire come e perché avviene questo. Punto centrale si interrogerà sulla pandemia, che pandemia è, che cosa ci aspetta per l'estate, quali sono i rischi e quali sono i vantaggi attraverso le riaperture, quanto avremo a che fare ancora con le vaccinazioni. Tutto questo ne parleremo, insomma, con gli ospiti in studio ed ospiti collegati. Poi affronteremo una questione di carattere giudiziario, la sentenza preconfezionata in Corte d'Appello, che nei giorni scorsi ha destato tante polemiche e continua a destare polemiche e prese di posizione. Una giustizia malata che effettivamente, quasi come se volesse ogni giorno, come possiamo dire, tirarsi un colpo di bastone in testa, ci fa vedere delle cose che non sono assolutamente concepibili. Questo perché poi, diciamo la verità, oscura l'80-90% di magistrati che lavorano seriamente, lavorano bene e lavorano anche a grandi rischi. Dovrebbe cominciare una seria riflessione all'interno di quel mondo e soprattutto una maggiore laicità, una maggiore trasparenza. Ma lo diciamo proprio al di là dei cittadini, siamo tutti coinvolti, per quella gran parte di giudici e PM che lavorano seriamente e lavorano bene. Tony, ti ringrazio, tra poco in onda col TG. Ok, a tra poco, grazie Silvia. Grazie, grazie a Tony Iavarone. Volo letteralmente da Paolo Trapani, seguiamo questa vicenda. So che ti strapperesti tutti i capelli qualora la UEFA decidesse di sanzionare Juventus, poi continuo, Juventus e Juventus, prima di Real Madrid e Barcellona. Ma io, guarda, credo che il deferimento, l'avvio del procedimento nei confronti di queste due squadre ha un epilogo scontato. Voglio dire, questi sono i capi della rivolta, hanno sabotato la Champions per fondare un fantomatico nuovo torneo che non è mai nato, che poi ha generato l'autodistruzione con l'aborto spontaneo. Io mi aspetto che arrivi una condanna inevitabile. L'UEFA non può tollerare tutto questo, anche perché ha spaccato in due il fronte dei rivoltosi. Non c'erano solo queste tre società, erano 12. Con 9 si è avviata una trattativa, vedremo poi se questi accordi verranno mantenuti, ma questo poi è un problema che ha una conseguenza diversa. Mentre invece queste tre società capofila, i capi della rivolta, Juventus, Real Madrid e Barcellona, non hanno imbastito nessun accordo, non c'è nessuna trattativa con l'UEFA. Anzi, tu giustamente nel rileggere il comunicato hai posto l'accento su un tono che non lascia presagire nessun tipo di compromesso, di accordo, non c'è margine di mediazione, quindi... No, Paolo, mi stupisce lo stupore. No, tra l'altro i termini sono durissimi, perché loro parlano di attacco alla democrazia europea. Pensa a te. Sono andati a smuovere i padri fondatori dell'Unione Europea, pensa un po' a che cosa dobbiamo assistere. Poi parlano di pressione e coercizione, pensa la Juve che fa un comunicato per parlare di coercizione e di pressione, è fantastico. Nel giorno in cui c'è l'addio di Paratici, è fantastico. È stupendo. L'addio di Paratici, ma loro hanno dimenticato che il regolamento sportivo prevede la responsabilità oggettiva. Ora passo
da Seferin a Perugia. No, ma poi secondo me, io per carità, ho percorsi di studi non di giurisprudenza, ho fatto scienze politiche, però voglio dire, non c'è bisogno di un esperto di diritto per immaginare che questo scontro porterà una condanna da parte dei tre club. Poi bisogna capire che tipo di condanna possa arrivare, si parla dell'esclusione, magari una maxi multa che magari, che ti devo dire, può togliere il bonus, no, dell'accesso Champions alla Juve, i famosi 40-50 milioni dell'accesso, il che genererebbe un cataclisma finanziario enorme. Poi vanno a fare la Champions con una multa enorme di questa portata, ma è per fare un esempio, poi bisogna capire. Ma è chiaro che il deferimento genererà una condanna, non c'è un margine di rientro di questa storia. Io da questo punto di vista ne sono più che certo, non temo smentita, diciamo, ecco, mi sbilancio oltremodo su questo. E poi, dicevo, i toni perentori di questo comunicato di replica dei tre club all'avvio del procedimento dalla parte dell'UEFA fa capire, diciamo, che lo scontro durerà per molto tempo. Chiaramente nel momento in cui arriverà una condanna degli organismi dell'UEFA ci saranno dei ricorsi, quindi la querela giuridica del contenzioso andrà avanti, durerà molto tempo, è probabile che la nuova Champions inevitabilmente partirà prima che l'epilogo giudiziario arrivi poi proprio all'ultima decisione con i vari gradi di giudizio. Però in questo momento c'è poco da festeggiare, perché voglio dire, al di là del disastro di domenica scorsa di Napoli-Verona, al di là del suicidio assistito del Napoli, di fatto la Juve non può per ora esultare per l'accesso alla Champions, perché l'accesso è sub giudice. Sì. E non solo per la vicenda della Superliga, c'è anche la questione Suarez. E il fatto che ci sia l'addio a Paratici, che adesso non avrà uno scudo in più per difendersi nel giudizio di Perugia, apre ulteriori scenari. Quindi, come dire, i procedimenti sono due: uno in Italia con la questione Suarez, perché la procura penale ha chiuso le indagini, ha trasferito gli atti alla procura federale, quindi anche adesso la giustizia sportiva dovrà esprimersi, e questo è un fronte. E poi c'è il fronte ovviamente della Superliga. Quindi io fossi al posto della Juve, dei tifosi della Juve, aspetterei un attimo a risultare, anche perché non è la prima volta che vincono o comunque guadagnano sul campo e perdono in tribunale, quindi loro non hanno, diciamo, una tradizione favorevole in tribunale, quindi attenzione, massima attenzione. Devo dire che è veramente un mondo che non si fa mancare proprio niente. Andiamo al telefono, pronto? Buonasera. Buonasera Carmine. Ciao Silver, buonasera, ciao anche signor Trapani. Ciao. Comunque sto giù di morale, non riesco ancora a digerire questa eliminazione. Avevo quasi pronosticato tutto, ti ricordi? Mi mancavano solo i 3 punti col Cagliari e 1 punto a Firenze, è andato tutto il contrario. E la vittoria a Verona e andavamo in Champions. Quindi è successo tutto questo perché c'è una sporchizia nel calcio, mai vista. Ce l'ho con i giocatori, con la società. Perché non si fa così contro la... Hanno giocato tutti sulla pelle dei noi tifosi. Guarda, è una cosa vergognosa. Ho saputo un'altra cosa pure. Le demme queste due, sai perché? Perché demmo queste due partite. Te la smentisco. Giocavo queste due partite, non so quanti minuti dovevo dare all'Ipsia. Te la smentisco, è una fake news. È uno schifo. Va bene. Guarda. L'amarezza rimane. Voi siete l'unica trasmissione che ci siamo sfogati, veramente puliti, e che vi ringrazio tutto quest'anno che ci avete sopportati, perché veramente senza di voi non andavamo niente. Purtroppo io non ho più fiducia nel Napoli, nel Laurentiis, non ho più fiducia in niente. Devo vedere prima la squadra, perché una volta viene Tizio, una volta Sembrone, ci stanno buttando a destra e a sinistra. Noi speriamo che la giustizia del calcio trionferà il 31 maggio, ha detto Javier Jacobelli, che la Juve sarà condannata. Ma quelle hanno 7 spiriti, sicuramente faranno il ricorso, è tutto come prima. E così è il calcio. Come la pensi tu? Sì, che Enrico Porzio ti chiede, Carmine, dammi un terno. Un terno, magari, io avevo tutto pronosticato, devi giocare loro il 71. Gli uomini di, lo sai già, poi la sconfitta 14, la sconfitta, sì. E poi 12 la delusione, 71, 14 e 12, chissà.
Allora, 14, 12 e 71. Me li sono solo segnati anch'io. Ci rifaremo. 71, comunque... 14 e 12, giocateli. Sì. Sulla ruota di? Di Napoli. Sulla ruota di Napoli. Enrico, hai segnato 71, 14 e 12 sulla ruota di Napoli. Carmine, ti saluto. Ti ringrazio e grazie di tutto di averci sopportato. Ciao, signor Travani. Ciao, grazie. Ciao Carmine, ciao Carmine. Gio del Core scrive: ma non illudete i tifosi che per questi club non esistono cataclismi economici, il calcio in Italia lo fanno loro, il sistema farà di tutto per agevolarle, anche qualche legge ad hoc. Sì, non, assolutamente non vogliamo illudere nessuno, tanto è vero che in apertura di trasmissione io ti ho detto sono assolutamente pessimista proprio perché conosco come vanno i giochi e un po' quali sono le regole, però non, questo non vuol dire che intendiamo illudere qualcuno, ma intendiamo sempre percorrere la via della legalità, della legittimità, del rispetto di regole, leggi e sentenze. Siamo in Italia, sia in Italia o altrove, sempre. Quindi, perché, caro amico mio, passa quasi come una bestemmia il fatto di parlare di cose sbagliate. Di cose sbagliate sembra che chi ne parla commette reato. Questo ormai è anche il sistema mediatico dalle parti nostre. Invece no. Quando le cose sono sbagliate, non è reato parlarne, bisogna metterle in evidenza, sperando che prima o poi arrivi la soluzione. O no, Paolo? Sì, infatti chiarisco anche io, ovviamente io non voglio illudere nessuno, la mia è solo un'opinione strettamente personale, libero pensiero, infatti come dici tu giustamente sei pessimista, io volgo più all'ottimismo su questo fronte, ma non è che ho notizie di prima mano che possono far presagire uno scenario piuttosto di un altro, è il mio libero pensiero, sono portato a pensare questo perché credo che da un punto di vista politico, sportivo e giuridico questa storia non ha margini di rientro, salvo clamorosi miracoli che nel calcio come nella vita sono sempre possibili, ma io non li vedo sinceramente, io vedo una strada dritta per dritta che porta a delle sanzioni, a delle condanne, poi bisogna capire che tipo di condanne, torno a ripetere, non è detto che sia la fuoriuscita dalla Champions, magari può essere una sanzione pecuniaria, ma ovviamente una sanzione pecuniaria importante, sostanziosa, e siccome la Juve ha fatto di tutto per accedere al quarto posto e guadagnare l'agognato bonus dei 50 milioni, anche una multa di portata rilevante potrebbe generare problemi finanziari importanti. Non dimentichiamo che negli ultimi 10 anni ha avuto 3 o 4 aumenti di capitale, che poi è il motivo per il quale Agnelli è in rotta di collisione con suo cugino Elkan, Sul controllo della Juve, sul possibile anche avvicendamento alla guida della presidenza della Juve stessa, quindi c'è una guerra anche all'interno della famiglia, quindi come dire, sono tutta una serie di scenari che non si possono immaginare né prevedere, e poi chiudo il cerchio del ragionamento dicendo anche un'altra cosa, quando molti tifosi, molti ascoltatori giustamente delusi dicono noi torti arbitrali non dobbiamo più guardarli perché sappiamo che ci sono stati, non è assolutamente così, no, bisogna indignarsi, bisogna schifarsi, bisogna denunciare perché un rigore non dato può viziare un campionato, un rigore inesistente regalato può permettere a una squadra di andare in Champions quando non lo merita, un errore di un arbitro può condizionare tutto, ricordando che l'errore di un calciatore penalizza la propria squadra, l'errore dell'arbitro penalizza l'altra squadra, che vantaggia uno, certo. Quindi voglio dire... È così Paolo, condivido. E ti saluto anche, un abbraccio forte, ciao! Un abbraccio a voi, alla prossima. Grazie a Paolo Trapani e a voi per averci seguito. Vi lascio alle news con il nostro telegiornale. Ciao.